Ehi, la ciurma, io sono Mastro Test e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Andiamo subito a fare questi preparativi, insomma. Allora, andiamo a parlare con il tizio delle armi, prima di tutto. Visto che è più vicino. Quando lo esplori ci saranno degli oggetti. Ok. Va bene. È contento che ce l'abbiamo fatta. It's been a long time coming. Hello, English Sparrow. If your father has been boiling since they were both young, he spent a long time passing that animosity on to his children. The bitter old fool. Ok, niente. Commenti sui tizi. I wish you hadn't had to kill them, but under the circumstances I'm not sure how it could have been avoided. Ma non li ho uccisi. Ma non li ho uccisi. Li ho lasciati andare via. Asleifer mi ha sfidato, puoi aiutarmi? Mi spiace, ma non voglio intromettermi. Vi conosco tutti e due e... Ok. Non voglio avere il vostro sangue sulla mia coscienza. Non voglio ucciderlo, voglio semplicemente sconfiggerlo. È difficile che queste cose vadano a secondo piano. Proviamo il check di sense. Kveldufr, negare la mia richiesta aiuterà se non aiuterà Asleifr a sopravvivere, ma metterà soltanto me in pericolo. Ok, ce l'ho fatta, gli spiego. No, non è intenzionato. Però potrebbe darmi un'armatura. Ok. Ok. Ci porta una roba. Questo è il massimo che posso darti. Se il combattimento va bene, puoi tenerla. Grazie, Kveldufr. Ok, chiudo la bottega se va via. Ma non è vero, è ancora qua! Ma cosa vi dice? Ma dai, ma che figura barbina! Ah, ma posso. Ah, posso saccheggiare i barili qua. Ah, va che storia! Qua è mezzo al porcile, razze del gris, dei vestiti, prendi tutto, spacca tutto, entriamo anche nel caso della gente, così a caso. A cui viene Effia? E sua sorella gemella è Ifura. Ah, però a quest'ora non è un buon momento effettivamente di andare a visitare la gente. Mi sembra anche giusto. Vuoto. Prendi tutto qua. Spacca tutto. Ma sì. Manco Link spaccava così tanta roba. Ah, guarda Sigrid. In tutto ciò. Posso entrare in casa di Sigrid? Liotro e Sigrid. Sigrid. Ah, Ketil anche dorme qua. Ok. Ciao Sigrid. Ho queste cuffie nuove che mi fanno un po' fastidio. Vabbè, mi ci abituerò. È sposato con l'altro cacciatore a tempo pieno, Liotr. Ok. Hey Loxarl! Mazzetest, non so come si pronunci.
So della sfida, cosa posso aiutarti? Ci può essere una trappola che per cattura un uomo come si cattura un orso? Una trappola per combattimento? Idea interessante. Mi ricordi qualcosa che tuo zio una volta mi ha detto? Voleva fare un'imboscata a un gruppo di mercenari. Tuo padre voleva dividere le forze con l'attacco sorpresa. Quindi avesse una rete sopra il terreno e correndo la corda nel. Ok. Il primo cavallo che ha toccato la corda l'ha sciolta e ha fatto cadere la rete sopra il cavaliere, aggrovigliandolo e facendolo cadere dal cavallo. Questo è ingegnoso. Puoi farlo? Dipende da cosa ti aspetti, come deve essere nascosta. So come nascondere una trappola abbastanza bene da per praticamente qualsiasi persona. Proviamo. Ok, il peggio che può capitare è che devi combatterlo normalmente. Va bene. Allora, no, manteniamo attivo il così l'ippo qua. Vediamo se ci sono dei. Ah, ci sono le freccine anche per indicarmi tutti i vari obiettivi. Ma la strega è qua. È qua. Dove è andato? Ma posso saccheggiare una. Oh no, una runestone. E i tizi qua? Ah, ce ne due morti. Ottar è morto comunque. Oh, poverini, questi. Hai banner di tutti, di tutta la gente. Questo è il mio, invece, no? Allora, proviamo ad andare da sta vecchia strega. Guarda quanti barili. Un barile di barile. Dammi, dammi. Non so cosa serva, ma di sicuro servirà un sacco come in Conquistador, dove c'erano delle robe. Io mi ricordo, però, un pezzo in cui. Non voglio fare spoiler, ma. Ciao. Da quello detto mi sembra. Why are you gay? Allora, dell'apprendista della strega. Ta-ta-ta-ta, delle candele, un vecchio albero. Ok. Sono qui per vedere Hulda. Sei sicuro? Oggi non è uno dei suoi giorni migliori. Cosa intendi? Alcuni giorni è completamente qui, altri giorni la sua mente viaggia. Non so dove è andata oggi, ma deve essere molto lontana. Ok. Può aiutarmi comunque? Lascia che ti mostri. Ok, probabilmente no. We've got visitors, Hulda. It's the Thane. Come out and say hello. Esce, le sue ginocchia tremano ogni passo e ha un'espressione di preoccupazione. Perché sei qua a casa così in fretta, così presto e hai deciso di non andare? Ho bisogno del tuo aiuto. Ti ho offerto già il mio aiuto prima che te ne andassi, ma hai detto che il favore degli dèi era tutto ciò di cui avevi bisogno. Ho fatto un'offerta a Thor quando mi hai lasciato. E quella stessa notte lui ha colpito il vecchio, il grande Boo, Willow, che albero è Willow? Boo, con un fulmine. Questo è Mazzetessi, figlio di Magbjorn e Astrid. Ti ricordi di lui? Sì che mi ricordo, non guardarmi così, come se non mi ricordassi.
Perché sei qui? Ho bisogno di aiuto per un duello. Ti ho detto che avresti avuto bisogno della miscela, ma non avrei voluto prenderla. Hulda. Stai zitta, ragazza! Speravo che potessi aiutarmi. Sì che ti aiuterò. Faccio sempre quello che posso per te. L'ultima volta ho dato un grande grasso coniglio a Thor che possa guardarti per il tuo lungo viaggio. Quella stessa notte, ok, va bene. Lo hai già detto, Hulda. Non mentire, stupida vacca. So che cosa ho detto, non sono un idiota. Non stai molto bene oggi, la tua memoria. Vai via di qua, vattene, non voglio vederti più qui. Non ritornare mai più, tu. Capra mentitrice. È la terza volta oggi che mi bandisce per sempre. Mi richiama appena. Bagna di nuovo lì il letto. Non dovresti parlare a Roskva in questo modo. Mi fa sembrare un imbecille, così che sia lei la nuova strega. Non ascoltare una parola di quello che dice. Non c'è nulla di sbagliato in me. Aveva ragione, hai detto la stessa cosa 2 volte. Non osare, so che cosa ho detto. Dimmi quello che vuoi, così posso liberarmi di te. Ho bisogno di un veleno per indebolire un uomo in combattimento. Ti ho già offerto un veleno, non hai voluto prenderlo. Ormai è andato, non l'ho mantenuto così a lungo. Devo farlo di nuovo, ci vorranno almeno 2 giorni. Ok. Spero che tu stia meglio. Non c'è niente di sbagliato con me, è solo quella ragazza malvagia. Va bene, vattene di qui e non tornare mai più. Ok, mezzo fuori di testa. Mi spiace che tu abbia dovuto vederla in questa maniera. Soltanto un brutto giorno. Non devi scusarti tu per lei. È gentile da parte tua dire questo, ma sono preoccupata per Hulda. È molto saggia e ha una conoscenza di una vita intera con le piante, gli dèi e gli spiriti. Odio vedere che la sua mente divaghi in questo modo. Se l'avessi presa in un giorno migliore, ti avrebbe aiutato di sicuro con il tuo duello. Quanta della sua conoscenza ti è passata? Magari lei può aiutarci. Mi ha insegnato molto sulle erbe, i funghi, come fare andare via il dolore o come causarlo. È una polvere. Se ingerisce questa la mattina non sarà abbastanza forte da stare in piedi a mezzogiorno. Mi spiace, questo è un po' troppo forte, ho bisogno solo di un leggero vantaggio. Chiudere le mani, chiudere il barattolo, questo è tutto quello che ho. Avrei potuto fare di più se avessi tempo per aspettare. Prometto che non lo ucciderà. Sei sicuro che non lo vuoi? Sono sicuro, grazie comunque. E chiederò a Thor di aiutarti domani. Non voglio qualcosa di così violento. Speriamo che il discorso della trappola funzioni. Speriamo. Non voglio andarci giù così di violenza da stenderlo giù avvelenandolo. Cioè, un po' ci può stare, ma proprio così mi sembra un po' troppo, no? Cosa ne pensate voi? Qua ci sono delle robe che posso raccogliere, qua c'è cosa da vedere.
Allora c'è il mio lettino. E cos'è che dice Ragrir the White? No, è lei qua, ok. No, l'ho spinto fuori, che si è glitchato nella parete. Oh, no, poverino, Jokerson. Jokerson. Non sono riuscito a leggere, vabbè. GG. Scule cosa dice? Sì, Scule. È stato attacco. Mi spiace che il funerale ha dovuto chiudersi con questa cosa. Va bene. Che codardia. Non attaccarti così al tuo funerale. Ma posso dirti che non è un bel festeggiamento, fidato che non ci sono dei combattimenti. Nulla, andiamo a dormire allora. Finire gli eventi di questa notte? Non avrei altro tempo per prepararti al duello. Finiamo tutto. Quasi quasi possiamo anche lasciare. Vediamo, vediamo. Giorno successivo a mezzogiorno. Ok, andiamo sull'isola di Holmgang con Effie e Ketil. Sigrid e Ljotr ti accolgono. Hanno preparato già l'area che definirà l'arena. Ho messo la corda laggiù. Cerca di mantenere l'attenzione di Asleif su di te quando arriva. Se arriva, magari hai pensato di non di stare a casa. Ma sono qua dietro, li vedo, sono più vicini anche a voi. O magari Thor farà cadere Mjolnir dal cielo e per coincidenza distrugge la nave di Asleif nel suo viaggio. Se non si mostra, dovrò esiliarlo. Ma arriverà, sì. È testato con un mulo. Infatti, eccoli, erano là appena di me. Che imbarazzo, che imbarazzo. Niente, arriva accompagnato da altri due uomini della sua famiglia. Gli stessi che erano con lui alla festa. Va bene, cosa facciamo? Sì, dai, chiudiamo con questo. L'episodio. Siamo tutti qua, quindi. Sei pronto? Neffia si rivolge a te, Mazzetes, voglio combattere al tuo posto. No, direi la prima. Voglio affrontarlo io. La tua offerta mi onora, ma questo è il mio combattimento. Sono d'accordo, buona fortuna, Mazzetes. Ok, le regole. Ok. Il vincitore sarà il Tegn di Skjern e avrà la Longhouse. Non ci sarà nient'altro oltre a questo. Se lui dovesse sopravvivere, viene sconfitto dovrà giurare fedeltà al vincitore. Se qualcuno dei due invece muore, il suo corpo verrà seppellito qui. Tutte le armi sono permesse. Il duello finirà finché uno dei due guerrieri sarà morto o incapace di continuare il combattimento.
Possiamo iniziare noi. Ah, qua dovrebbe essere la trappola che hanno preparato i tizi. Proverei questo. E passo. Avrei potuto però togliermi dai piedi, effettivamente. Facciamo di nuovo il... No, ma non ha senso, perché tanto lo scudo glielo distruggo comunque. È andato giù. No, ma non volevo uccidere, non è morto, vero? No, ok, non è morto. Ok, dicevi che ho giurato di allenarti anche senza tuo padre che ti allenasse. Ci hai allenati entrambi, cos'hai contro di lui? Oppure... Ok. Era un gran guerriero. E l'ho rispettato per questo. Ma se domani il re dovesse creare la sua armata, quanti guerrieri potrebbero partire dal nostro clan? Una dozzina? Metà delle donne del nostro clan sono vedove. E le spedizioni pazze di Magbiorn sono la loro causa. Colpisce lo scudo. Com'è surprise round? Aia! Non me l'aspettavo questa. Ok, facciamo quello sbilanciato. Aia! Il damage! Sopravviviamo? Ah! Ma in tutto questo, tra l'altro, noi l'abbiamo equipaggiata la nuova... No, ha bloccato! Cavolo! È andata. Ma avevamo vinto la prima. Non abbiamo ancora finito. Ok, va bene. Allora, andiamo qua. Reckless Strike. Ok, sbilanciato, dato siamo a posto. Aia! Questo giro dovremmo tirarlo giù se non siamo... Ma tra l'altro, come equipaggiamento, l'abbiamo poi equipaggiata l'armatura migliore che ci ha dato il tizio. Secondo me no, va a finire. Ma no, assorbito, cavolo! No, si è rifissato tutto.
Ok, è andata. Buono. Dai, 2 su 3. Si arrende. Ha perso il suo secondo scudo, dice. Ritorna per prendere l'ultimo. Sei quasi buono come Magbjorn. Avrei potuto interrompere questo video prima. Se dovessi vincere questa, spero che sarai anche un miglior Tegne. Spero che tu sarai il mio Uscarlo. Oppure... Sì. E se dovesse vincere lui, noi saremmo il suo. Ok, vabbè. Come pensi di governarci? Dobbiamo migliorare le nostre difese. Sei più saggio di tuo padre. Se vincerai, sarò contento di servire per te. Ma poniamo fine a tutto questo. Allora, facciamo che indietreggio. Così che quanto movimento ha, non lo so, ma almeno così non mi colpisce nel suo turno. No, sono scivolato, cavolo. Sul ghiaccio, non l'avevo visto. Ma no, che fregatura. Però almeno... Ah no, quello sopra blu è lo scudo. Quello sotto è la vita, ha senso. Ha perso lo scudo comunque. Aia! Ce la facciamo a resistere? C'è un criticone? No? Si è spinto indietro, ma tanto noi attacchiamo il range 2. Allora, facciamo così, ma voglio metterlo non lethal. Ok, teoricamente 3 su 4. Abbiamo vinto? Ok, lascia l'arma nel fango. Si inginocchia te in segno di sconfitta. È come tutto meglio di quanto mi fossi aspettato. Sei stato molto abile. E la cosa con la rete? Come ho potuto non vedere quella corda? Non ho mai visto una trappola come questa utilizzata in un combattimento. Non apprezzo questi mezzucci. Ma non posso negare la loro effettività, cioè la loro efficacia. Anche se avessi preferito di inchinarmi a un uomo che avesse potuto combattermi equamente, sono alla tua mercé. Se vuoi accettare la mia resa, sarò al tuo servizio. Sì. Vieni. Ok, mi dai un grande onore. Spero che questa sfida non sarà tra di noi. Puoi fidarti di me completamente. Sono così diverti con noi, dice Ketil. Bel combattimento. Sono così diverti con noi. Sei stato folle a sfidare Mazzetes, ma spero che tu abbia imparato la tua lezione. Scusate che sei con noi. Curiosità. Cavolo, cavolo, cavolo. Cavolo, e potevamo anche usare il mid per migliorare. Cioè, dai, abbiamo vinto mostruosamente più facilmente. Vabbè, niente, GG.
Quindi adesso abbiamo quattro persone. Così sembra. Nephia si è unita a te. Ketil anche. E 5 skill points. Character and skills. Ok. Skills. Ok, va bene, va. Io direi che visto che è durato già parecchio, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi perché lo siete già fatto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata!